Bene, buonasera, benvenuti. Siamo al secondo episodio di un'avventura live che dal punto di vista invece dell'uscire in digitale è cominciata oltre un anno fa. Ed è un'avventura che assomiglia molto a quello che è la visione e missione di questa istituzione culturale, il Museo della Scienza e della Tecnologia dedicato a Leonardo da Vinci, perché da un'idea, da un'intuizione, da un progetto di Barbara Gallavotti, siamo andati sulla scia di quello che in Inghilterra fanno da tanti anni, un Science Media Center, noi lo interpretiamo in modo un pochino diverso, dove alcuni temi di una contemporaneità che è sempre più importante, naturalmente per i giovani, ma anche per chi come me e qualcuno che vedo in sala ha qualche mese in più, è necessaria come conoscenza e comprensione perché i cambiamenti continui, soprattutto su temi controversi, sono indispensabili per interpretare nella nostra vita quella contemporaneità che con repentini cambiamenti ci ritroviamo a dover vivere, qualche volta subire, ma che dovremmo invece, non dico aggredire, ma sicuramente vivere con una partecipazione che sia da cittadini che vogliono esserci. Il tema che Barbara ha fatto suo da tanti anni nella sua carriera professionale è quella della cosiddetta cittadinanza scientifica. Per essere cittadini completi bisogna avere delle competenze anche nella ricerca scientifica, perlomeno sapere che cosa accade e nelle tecnologie che ne derivano. Per fare tutto questo quindi noi ci siamo dati un po' da fare e quindi uno dei temi che noi sviluppiamo insieme ad avere come museo degli oggetti che raccontano di una storia identitaria importante, che è un po' il filone che ci ha portato fino a qui. Insieme all'avere dei laboratori, ne abbiamo 14 dedicati ai ragazzi, vengono più di 4.500 gruppi scolastici qui al museo, se venite al mattino anche domani ne trovate una quantità. Insieme alle opere d'arte che sono valori simbolici che ci aiutano a interpretare e a vivere anche in modo emotivo quello che vi sto solo accennando, ecco che il tema di Fatti per Capire e in forma live con gli ospiti che poi Barbara ci presenterà è una delle modalità attraverso le quali noi affrontiamo con determinazione il comprendere quello che sta di fronte a noi e farlo nel modo il migliore che ci riesce. Finora i numeri ci hanno abbastanza dato ragione, se andiamo adesso non vi voglio annoiare, ma i numeri ci stanno dando ragione, quindi brava Barbara per la tua idea e grazie di farlo con noi. Non vi rubo tempo perché siamo anche con qualche minuto, mi scuso, di ritardo e quindi io chiederei adesso a Barbara di presentarci i suoi ospiti e quindi dare inizio a questa serata. Grazie di essere qui, questa è la vostra casa, lo è stasera ma lo è diciamo in assoluto e sempre. Benvenuti e buona serata. Buonasera, benvenuti anche da parte mia, un grazie ancora al museo che ci dà questa straordinaria possibilità di avere questi incontri, queste conversazioni e questo contatto diretto con il mondo della ricerca. Questo è Fatti per Capire, come ha detto il direttore, il nome l'abbiamo scelto perché siamo fatti per capire, ma per capire ci vogliono i fatti, soprattutto quando si parla di temi che sono di frontiera, di temi controversi o di temi che sono in rapidissima evoluzione. Allora, questa sera abbiamo pensato di parlare della nostra salute, qualcosa che evidentemente ci tocca molto da vicino, per chiederci se siamo a un punto di svolta e se siamo a un punto di svolta, se stiamo svoltando verso il bene o stiamo svoltando verso il male. Perché è vero, noi non abbiamo mai avuto una vita così lunga in salute come avviene adesso, almeno in Occidente, almeno nell'Europa occidentale. Ricordiamoci sempre, nel 1901 l'aspettativa di vita di un bambino alla nascita oscillava tra i 42 e i 43 anni, a seconda se maschio o se femmina. Nel 1970 eravamo arrivati a 70 anni, adesso abbiamo superato gli 80 nonostante la catastrofe che è stata il Covid. Però è anche vero che ci sono delle nuove minacce. Delle minacce che ci vengono dall'ambiente, un ambiente che cambia e che quindi ci pone delle sfide. Abbiamo sentito parlare di nuovi agenti infettivi che una volta si trovavano ai tropici e adesso sempre più spesso a casa nostra. Ma poi c'è l'inquinamento, c'è un grosso incremento nelle malattie cardiocircolatorie oppure in certe altre malattie come il diabete, anche nelle malattie neurodegenerative. E allora
appunto, stiamo andando verso una svolta positiva o una svolta negativa? Probabilmente a decidere la posizione della bilancia sarà la conoscenza, quindi quello che ci viene dal mondo della ricerca, che ci permette di capire cosa fare per stare meglio, quali sono i comportamenti giusti, che ci viene in aiuto con nuovi farmaci, che ci viene in aiuto permettendoci di conoscere meglio anche le minacce esterne. È di questo che abbiamo voluto parlare stasera. Qualcuno ha detto che la salute dipende da tre fattori, che sono le buone abitudini, sulle quali abbiamo un controllo, i buoni geni, che non possiamo controllare perché li ereditiamo, però insomma appunto almeno sapere il loro effetto ci aiuta molto, e la fortuna. La fortuna sembrerebbe che non ci possiamo fare nulla, invece vedremo stasera, spero, che anche con la fortuna qualcosa possiamo fare. Naturalmente il tema è immenso, quindi abbiamo pensato di focalizzarci su tre punti molto critici, che sono alimentazione, sonno e ambiente. E lo faremo con i nostri ospiti, che come al solito, di cui come al solito leggo l'affiliazione per non fare gaffe accademiche. Giulio Maira, prego. Neurochirurgo e presidente della Fondazione Atena Onlus, che è a Roma, benvenuto. Silvana Gaetani, che è professoressa di farmacologia all'Università Sapienza di Roma e parte del consiglio direttivo della Società Italiana di Farmacologia, benvenuta, prego. Nicola Montano, gioca in casa perché è professore di medicina interna all'Università degli Studi di Milano e direttore della struttura complessa di medicina interna, immunologia e allergologia al Policlinico di Milano. E poi, benvenuto, e poi Francesco Candeloro Villari, anche lui gioca in casa, statistico, professore di demografia nel Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche dell'Università Bocconi di Milano, di cui è rettore. Prego. Okay. Allora, abbiamo detto che dividiamo la nostra conversazione in tre capitoli, partendo dall'alimentazione. Perché l'alimentazione? Beh, perché è evidente che quando parliamo di salute è la prima cosa che ci viene in mente, anche perché è quella che dà una impressione esteriore del nostro stato di salute. Se siamo in forma, ci vediamo più sani e diamo l'impressione di essere più sani. Però in realtà con il cibo abbiamo un grosso problema, evidentemente come società. Abbiamo un grosso problema di obesità e sovrappeso. Allora, si calcola che le persone obese al mondo in questo momento siano qualcosa tipo 800 milioni, quindi vuol dire una su 10, e questo significa più o meno la stessa media dell'Italia, ma nel 2035 potrebbero essere 1,9 miliardi. La popolazione di circa 9 miliardi sarebbero più di una su 5, tra una su 4 e una su 5. E evidentemente il sovrappeso preoccupa, e l'obesità ancora di più, perché è un fattore di rischio per molte malattie non trasmissibili, quindi malattie cardiocircolatorie, diabete e anche persino malattie neurodegenerative. Ma non è solo questo il problema quando parliamo del nostro rapporto col cibo, perché ci sono molte cose che possono andare storte. C'è l'anoressia, c'è l'ortoressia, che è quella tendenza che abbiamo un po' tutti, ma in qualcuno assume livelli tali da inficiare la qualità della vita, di controllare ossessivamente quello che stiamo mangiando, alla ricerca di una perfezione che evidentemente è difficile da raggiungere. E quindi partiamo dall'inizio. Professor Montano, il peso forma, il peso ideale, esiste? Allora, forse dobbiamo pensare al contrario, che esiste un peso non forma. Cioè il peso in senso assoluto è una grandezza che, diciamo, deve essere rapportata a com'è distribuito sulla massa corporea. Quindi ci sono dei metodi, no, per capire se il nostro peso più o meno è normale, che sono ad esempio il calcolo dell'indice di massa corporea, in inglese si chiama Body Mass Index, che è utilizzato scientificamente proprio come parametro. È molto semplice, voi prendete il vostro peso e lo dividete per la vostra altezza moltiplicata al quadrato. Quindi potete farlo semplicemente. Il peso, diciamo, il peso normale rientra in una
indice di massa corporea tra 18,5 e 24,9, 25, dai 25 ai 30 siamo in sovrappeso e oltre ai 30 siamo obesi. In questo momento il mio indice è 26,9, quindi sono in sovrappeso e lo dico pubblicamente. Sto cercando di lavorarci, cerco di non farlo aumentare, c'è stata Pasqua, vabbè. Quindi più che un peso forma, il peso va sempre rapportato alla propria superficie, anche perché c'è ovviamente una differenza tra maschi, femmine, eccetera. Quindi esiste un peso di riferimento per ognuno di noi ed è quello da utilizzare. E adesso ci dirà che per mantenerlo bisogna fare dieta e sport. Allora, bisogna muoversi, quindi fare attività fisica, assolutamente dormire quanto è necessario e poi certo mangiare meno. Perché dormire aiuta a mantenere il peso forma. Dormire è uno dei pilastri della prevenzione, no? Voi sentite e sentiamo parlare tanto di esercizio fisico, giustamente, di alimentazione, giustamente. Si parla meno di sonno e dell'importanza che ha il sonno per il nostro stato, per la nostra condizione fisica. In più i dati ormai ci dicono che c'è una correlazione molto forte tra la deprivazione di sonno, cioè tra quanto poco noi dormiamo e quanto aumentiamo di peso e quanto sviluppiamo malattie cardiometaboliche. Ci sono anche delle trappole, perché poi in realtà il nostro organismo ci gioca un po' anche contro, per cui noi diminuiamo il numero di calorie, l'esperienza comune, Pasqua a parte, ci dice che non diminuiamo di peso quanto ci aspetteremmo diminuendo le calorie. Questo è verissimo, io ho un carissimo amico che è a dieta da quando io lo conosco, quindi da 30 anni, no? Tutte le volte che usciamo a cena, no, sono a dieta, il suo peso aumenta sempre di più. E lui mi dice che è frustrante perché anche quando non mangia in realtà non dimagrisce. Allora c'è ovviamente, il nostro organismo mette in atto una serie, se noi mangiamo meno il nostro metabolismo basale si riduce. È ovvio che non è mai andiamo a un risparmio, il nostro organismo risparmio. Non arriva cibo, risparmio. Allora noi dobbiamo risparmiare ancora di più, quindi dobbiamo arrivare. E quindi ecco perché costa fatica la dieta, ma ed è la ragione per cui la dieta di per sé da sola non è in grado di riuscire a farci arrivare al peso forma. Il peso ideale si raggiunge con la dieta, l'attività fisica, insomma, insieme, oltre che altri aspetti psicologici. E se parliamo di alimentazione, infatti, per capire, non è solo perché appunto è un tema cruciale del nostro benessere, ma anche perché effettivamente è diventato quello del peso un tema controverso, in particolare da quando sono usciti questi farmaci, ne avrete sentito parlare, il principio attivo il semaglutide, che hanno la capacità di aiutare notevolmente la perdita peso ed è una sorta di effetto collaterale che si è visto rispetto a quello che era stato pensato come il loro effetto primario, che era quello di servire a chi soffre di diabete. Allora, professoressa, cosa hanno questi farmaci? Perché funzionano contro il diabete e contro l'obesità? Sì, come hai detto bene, sono farmaci che mimano l'azione di ormoni che il nostro organismo normalmente dovrebbe produrre, che ci dovrebbero aiutare a mantenere le cose sotto controllo, che si chiamano incretine. Quindi questi farmaci li chiamiamo, dal punto di vista tecnico, incretino mimetici. Abbiamo delle diapositive, quando sì. Le vuole le sì. Può chiamare. Benissimo. Se magari mandiamo la prima, sì. Diventa più facile. Quindi dicevo, sono incretino mimetici perché mimano l'azione delle incretine. Una di queste incretine si chiama GLP-1, ha un acronimo. E se proprio lo vogliamo sapere che cosa vuol dire glucagon light peptide 1, è un ormone che il nostro intestino, alcune cellule del nostro intestino producono in risposta a un pasto. Cosa fa questo ormone? Agisce su moltissimi tessuti, agisce innanzitutto a livello del pancreas. Il pancreas è un organo importantissimo perché produce e secerne nel sangue insulina,
non solo l'insulina, ma l'insulina nel nostro contesto del discorso sul controllo del peso ha un ruolo importantissimo perché permette alle cellule del nostro corpo di assorbire il glucosio dal sangue. Glucosio che poi servirà per produrre energia per le cellule. Poca insulina o una scarsa sensibilità all'insulina, cioè una scarsa risposta all'insulina delle nostre cellule, si traduce in un aumento della glicemia, dei livelli di zuccheri nel sangue, ed una deprivazione per le cellule del glucosio, quindi di una principale fonte di energia, e questo comporta tutta una serie di danni per le cellule. Quello che chiamiamo stress ossidativo, si innescano tutta una serie di problematiche. Le incretine aiutano l'insulina nel ridurre la glicemia, aiutano l'insulina nel favorire l'assorbimento del glucosio, perché anche le incretine attraverso i loro recettori, che sono appunto diciamo le chiavi che questi ormoni aprono nelle nostre cellule, permettono appunto l'assorbimento del glucosio e anche il metabolismo del glucosio stesso, l'ossidazione del glucosio. Hanno un impatto anche sul metabolismo dei grassi, per cui facilitano anche la mobilizzazione di quelle che sono le riserve dei grassi che si accumulano in alcuni tessuti del nostro organismo. Agiscono anche a livello dei muscoli, anche qui favoriscono il metabolismo del glucosio, favoriscono l'ossidazione del glucosio. Nel pancreas stimolano la secrezione di insulina, stimolano le cellule, che si chiamano cellule beta, che producono insulina, a proliferare. Quindi il nostro pancreas mantiene il suo corredo di cellule secernenti insulina anche grazie all'azione di questi ormoni. Questi farmaci mimano tutte queste cose e hanno un ruolo importantissimo anche nel nostro cervello. Perché? Perché le incretine hanno un ruolo importante anche in alcune aree particolari del nostro cervello. Quelle che vediamo nella diapositiva sono collegate al controllo dell'appetito, alla stimolazione della sazietà, ma anche alla risposta gratificante, in termini proprio di piacere, che noi percepiamo in seguito all'assunzione di un pasto. Questi farmaci, mimando l'azione di questo ormone, fanno tutte queste cose insieme ed è dalla combinazione di tutte queste azioni a vari livelli che ci permettono di controllare appunto la glicemia e anche di aumentare il nostro metabolismo e quindi l'ossidazione dei nutrienti e quindi di perdere peso. Di fatto, diciamo, fanno il contrario di questo sistema del risparmio di cui parlavamo prima. Quindi anziché indurre il nostro corpo in carenza di calorie a risparmiare e bruciare di meno, fanno sì che bruci di più e in più agiscono anche sul cervello facendoci passare la fame e sullo stomaco e l'intestino dandoci l'idea di essere sazi quando in realtà lo stomaco non contiene più granché. Però vanno bene solo per chi ha dei problemi di obesità tali da giustificare l'utilizzo di questi farmaci, perché poi c'è sempre il rovescio della medaglia. Certo, chi non ha problemi di diabete di tipo 2 o di obesità normalmente ha una funzione abbastanza normale degli ormoni incretinici che assolvono a tutti questi compiti e quindi teoricamente non è un sistema che dovremmo andare a sovrastimolare. Perché con questi ormoni, con questi farmaci lo sovrastimoliamo? Perché questi farmaci, a differenza degli ormoni endogeni, rimangono in circolo molto più a lungo. La GLP-1 prodotto dal nostro intestino rimane in circolo più o meno 2-3 minuti, dopodiché le sue concentrazioni vengono dimezzate perché il nostro organismo lo taglia, lo distrugge, si deve spegnere questo segnale. Semaglutide invece, pur essendo simile dal punto di vista strutturale a questo ormone, rimane in circolo nel nostro organismo per oltre 160 ore, il che vuol dire quasi una settimana. Infatti sono farmaci che prevedono una monosomministrazione settimanale. Se sovrastimoliamo questo sistema, quelli che sono i vantaggi sono nettamente superati dagli svantaggi. Quali sono gli svantaggi? Gli effetti indesiderati. Ogni farmaco non è mai privo di effetti collaterali. La scelta dell'assunzione, della somministrazione di un farmaco si basa sulla valutazione del rapporto
tra quello che si chiama il beneficio, ovvero i vantaggi terapeutici, e quelli che si chiamano i rischi derivati dagli effetti collaterali. Lei mi parlava anche di un rischio di depressione che si è visto su certi altri farmaci che possono assomigliargli, non è detto che sia su questi, perché comunque ricordiamoci che sicuramente una cosa su cui incidono è il piacere di mangiare, che per noi è fondamentale, perché non è che sono dei farmaci che permettono di mangiare qualsiasi cosa, sono dei farmaci che fanno passare la voglia di mangiare. Esatto, e anche in passato abbiamo avuto dei farmaci che agivano sui centri del piacere del nostro cervello, sui centri della fame o della sazietà, analogamente a questi farmaci, che si sono però rivelati rischiosi, motivo per cui furono in pochi mesi ritirati dal commercio, proprio per un aumento del rischio suicidario in pazienti depressi o potenzialmente esposti ad una depressione maggiore. Questi farmaci ancora sono sotto osservazione da questo punto di vista. La problematica principale da questo punto di vista potrebbe derivare dal protrarsi elevato delle terapie. Perché c'era un grafico molto interessante che ci faceva vedere, non mi ricordo se veniva subito dopo questa, no, prima c'era, se mi rimettete la precedente, la commentiamo rapidamente, perché comunque sono stati salutati come una grandissima svolta per il trattamento di una condizione, l'obesità, che comunque rappresenta un grosso rischio per la salute. Questa è addirittura la copertina di Science. Sì, Science, una delle più prestigiose riviste scientifiche che pubblica appunto articoli scientifici, dedica tutti il dicembre di tutti gli anni la sua copertina a quelle che considera le innovazioni importanti della scienza. Quest'anno, questo dicembre 2023, è stata dedicata appunto a questi farmaci. Quindi grande innovazione, ma la diapositiva successiva, purtroppo. Ecco, sono farmaci sintomatici, non curano la patologia sottostante, e questi farmaci, apro una parentesi, hanno contribuito a chiarire la percezione anche dell'obesità come una patologia vera e propria, che ha basi nella biologia, che non dipende dalla cattiva volontà o scarsa volontà di un soggetto nel non controllarsi e nel controllare il peso. Però proprio per questo sono farmaci, appunto dicevo, sintomatici, controllano il sintomo, la fame, il metabolismo, fin tanto il farmaco viene somministrato. Questo è un grafico in cui abbiamo, nella curva gialla, la diminuzione graduale del peso nei soggetti che assumono questi farmaci per periodi molto lunghi, come potete vedere sull'asse orizzontale, quelle sono settimane, 0, 12, 20 settimane, otteniamo una diminuzione importante del peso corporeo rispetto all'inizio della terapia, che può quasi arrivare al 20%, ed è una grande rivoluzione per la terapia farmacologica. Questa riduzione del peso è una riduzione importante. Una dieta normalmente ci permette di arrivare, nei casi più fortunati, a una riduzione del 5%, al limite del 10%, ma avere una riduzione del 20% è invece un traguardo importante. Però che cosa succede? Si vede da quella linea verticale tratteggiata, quello è il punto in cui la terapia viene sospesa. E come si può vedere dalla linea gialla, alla sospensione della somministrazione del farmaco, gradualmente, con una velocità che è superiore rispetto alla perdita, i soggetti che prima erano trattati riguadagnano peso. C'è un effetto cosiddetto rimbalzo, in farmacologia lo chiamiamo così. Rimbalzo vuol dire si ritorna alla condizione patologica preesistente, anche se non è un vero ritorno al 100%, ma è un recupero dei 2/3 del peso. Che vuol dire che queste terapie richiedono molto tempo per raggiungere quel risultato, ma probabilmente richiedono una somministrazione protratta per mantenerlo. E non si sa ancora sul lungo termine gli effetti. Esatto. Però questo ci dice qualcosa sul nostro rapporto generale con i farmaci, perché una regola d'oro è che i farmaci vanno presi quanto necessari, meno farmaci possibile. E invece abbiamo tutti un armadietto di medicina a casa. È vero, è vero. Est modus in rebus, quello che può essere un aiuto può diventare a boomerang un problema. L'autoprescrizione può diventare un problema. Questi farmaci in particolare non devono essere autoprescritti, non possono essere
da automedicazione, come altri farmaci da banco cosiddetti che magari possiamo avere nel cassetto delle medicine, perché appunto la valutazione medica si basa sulla condizione patologica e sul rapporto tra appunto i benefici e i rischi a cui si può andare incontro con la terapia. Però non è solo un problema di obesità, abbiamo problemi di anoressia, abbiamo problemi di bulimia, abbiamo problemi appunto di eccessiva attenzione al cibo, sempre di più. Alla fine è tutto nel nostro cervello? Beh, tutto quello che facciamo dipende dal cervello, nel bene e nel male. Nel bene ci conduce ad una vita sana e anche felice per qualcuno e speriamo per tutti. Nel male ci dà dei problemi. Tra i problemi possono esserci anche quelli, i disturbi cosiddetti alimentari. I disturbi alimentari che nascono da varie situazioni. Sono comportamenti alimentari disfunzionali, perché si può mangiare tanto o non mangiare niente, che sono dovuti ad un'eccessiva preoccupazione per il peso, come l'amico del professor Montano. Evidentemente anche lui c'è un disturbo lievemente disfunzionale nella mente, però controllato, perlomeno vive bene, non sì, vive male, è compensato. Sì. C'è un'alterata percezione della propria immagine, c'è un senso di scarsa autostima, quindi sono tutte situazioni che caratterizzano, connotano una persona particolare, in genere un giovane, perché questi disturbi sono sempre più visti più frequentemente nei giovani e possono portare a gravi alterazioni degli organi, perché mangiando male o mangiando poco si soffrono gli altri organi. L'anoressia, per esempio, si è visto che ha un rischio di mortalità 5-10 volte maggiore rispetto all'età, a quello che c'è in una donna, in una persona normale non anoressica. Non dimentichiamo una cosa, che uno dei più grossi problemi, pericoli a cui va incontro il nostro organismo, e si è capito di recente, è la cosiddetta infiammazione cronica. L'infiammazione cronica è questa infiammazione silente che distrugge gli organi, che è pericolosissima per il cervello e che è uno dei fattori che porta all'infiammazione cronica, è una cattiva alimentazione. Quindi avere un disturbo alimentare non è soltanto un fatto estetico, ma comporta, non è soltanto un fatto psichico, ma è un problema che danneggia gli organi, può portare a una serie incredibile di altre malattie. Perché ci sono queste cause? Perché si verificano? Intanto possiamo avere delle cause genetiche o delle cause endocrinologiche in queste forme di alterata equilibrio alimentare. Ma quello che ci interessa oggi, perché ci interessa soprattutto i giovani, e i giovani sono il futuro del nostro paese, bisogna avere un'attenzione particolare verso loro, sono proprio le motivazioni psichiche. E le motivazioni psichiche sono quelle di cui parlavo prima. Una bassa autostima, una fragilità psichica, una facile suggestionabilità, un'attenzione particolare malata al proprio peso corporeo. E tutto questo purtroppo si ripercuote in quella che è un'abitudine ormai diventata estremamente diffusa nei giovani, cioè quella dipendenza dai social. Quindi ci sono delle piattaforme come Instagram, TikTok, Facebook, che sono delle vetrine in cui viene esposta la propria fisicità, che diventano vetrine che propongono dei modelli di fisicità che sono distorti, che non sono reali, perché l'essenza dell'uomo non è soltanto l'aspetto fisico, ma è il contatto fisico, non è soltanto un fatto virtuale, il contatto fisico, il guardarci negli occhi, avere un'empatia, essere simpatici, essere intelligenti, dimostrare una rapidità mentale. Tutto questo viene abolito e rimane solamente il fisico, il peso, quanto peso, perché peso. Dobbiamo considerare anche che l'uso dei social interessa i giovani. E chi sono i giovani? Sono gli adolescenti. L'adolescenza, sappiamo, è una momento della vita estremamente fragile, perché si è esposti verso la ricerca del piacere, verso l'eccessiva ricerca della trasgressione, mentre si è poco razionali. Questo per un motivo fisiologico, funzionale, perché le aree cerebrali non si sviluppano tutte assieme, ma le aree limbiche, quelle del piacere, dell'istinto, della sopravvivenza, si sviluppano molto prima delle aree della razionalità, che raggiungono il loro massimo sviluppo quando diventiamo maturi, cioè verso i 20 anni. Quindi l'età dell'adolescenza è un'età in cui si è estremamente esposti. L'esposizione comporta anche una fragilità, comporta anche una ricerca eccessiva di trasgressione, di comportamenti non normali, e questo ci porta a un altro disturbo molto importante, che è quello delle dipendenze, cioè un'alterazione dei comportamenti che li caratterizza per la ricerca anomala ed eccessiva di sostanze o attività o stili di vita. Tra gli stili di vita mettiamo i social, e quindi collegata ai social i disturbi alimentari. Quindi vedete che c'è una serie di un incastro di fattori che portano purtroppo a delle situazioni che sono estremamente problematiche per i nostri figli. Come ne usciamo? Ne usciamo intanto con una diagnosi precoce, come per tutte le dipendenze. Ci vuole attenzione e informazione.
Quindi attenzione all'informazione nelle famiglie per gli atteggiamenti che cominciano a diventare diversi. Per esempio, qualche volta un disturbo alimentare può essere il segnale di una forma di bullismo che si sviluppa nei social, di cui i ragazzi sono vittime che non esternano. Dobbiamo insegnare che bisogna dialogare e parlare dei problemi, bisogna portarli a socializzare, perché un rischio dei social è che danno questa forma di derealizzazione, si pensa che quella sia la vita, invece si escludono da quella che è la socializzazione, che è, come dicevo prima, l'incontro fra i corpi, l'incontro fra le emozioni. Non siamo pura razionalità, siamo soprattutto emozioni. Se non c'è questo incontro, la cosiddetta intelligenza emotiva si sviluppa male. Intelligenza emotiva significa cercare di apprendere delle cose sane, perché dall'apprendimento di cose sane dipendono i comportamenti sani. E quindi tutto quello deve essere fatto in una socializzazione. C'è un elemento molto importante che parlavamo prima del ministro Valditara, il ripensamento del ruolo delle strutture scolastiche, cioè le scuole aperte quanto più possibile, perché la scuola non è solo un contenuto di nozioni, ma è un luogo in cui si forgia la psiche dei nostri ragazzi del futuro. Quindi una serie di elementi che devono tenerli lontani dalle dipendenze, devono tenerli in socialità, e lo sport qui ha un ruolo estremamente importante, e devono tenerli in contatto soprattutto con la famiglia e con la scuola. Scuola e famiglia hanno un ruolo estremamente importante in questo, nel far capire che non ci si deve richiudere in un mondo falso, e oggi purtroppo il metaverso ci porta ulteriormente verso una forma di derealizzazione, forma che altera quella formazione di quell'intelligenza emotiva, perché se noi viviamo delle emozioni false in un ambiente irreale, la nostra vita sarà psichicamente disturbata, perché non sarà più corrispondente alla vita reale. Allora, ritornare nella vita reale. Ma la cosa importante è che c'è un movimento di opinione nei giovani, quelli stanno capendo che devono cercare di ritornare al contatto personale, all'allontanamento dai social, chiudere, riservare l'apertura dei contatti veramente a un campo molto ristretto, che non è più un campo in cui si annida un pericolo. E purtroppo nei web di pericoli ce ne sono tanti, sentiamo tutti dei suicidi, delle forme di autolesionismo, delle forme di bullismo. Quindi è un insieme di problematiche strettamente connesse fra di loro, per il quale ci vuole un'istruzione, ci vuole un'attenzione da parte della famiglia e da parte della scuola. Però, buon cibo, buone abitudini, sport, non sarà che alla fine è un lusso per qualcuno riuscire ad avere questi stili di vita che ci permettono di avere una vita sana? Pensiamo negli Stati Uniti, dove c'è un problema di alimentazione enorme, che però alla fine si riduce in buona parte al fatto che il cibo di spazzatura costa meno del cibo sano e richiede meno tempo per essere preparato, soprattutto a persone che magari fanno due lavori per riuscire a andare avanti. Sì, fondamentale, grazie. Grazie per aver portato il tema socio-economico, che alla fine è connesso a tutto quello che abbiamo discusso finora. Fondamentale il benessere economico. Le ricerche sono molto centrate sugli Stati Uniti dal punto di vista, per esempio, su temi di obesità e sovrappeso, e poi farò una critica anche su questo. Quindi, se guardiamo gli Stati Uniti, sovrappeso, la maggioranza dei neri, più del 50%, e circa il 17% degli asiatici. Però lì c'è anche forse un problema genetico. Le differenze sono genetiche, ma anche economiche e sociali. Allora, differenze economiche e sociali sono essenzialmente di due tipi. Il primo tipo è già stato citato, l'istruzione. Cioè, molti temi che sono stati toccati, tipo il controllo delle emozioni e la sicurezza di sé, derivano essenzialmente, sono molto influenzati da una istruzione prolungata. Quindi anche una serata come questa ci insegna qualcosa e ci fa sentire meglio e ne traiamo beneficio. Istruzione, secondo aspetto, hai citato giustamente il benessere economico, la classe sociale, che è molto connessa anche all'istruzione, e su questo ci sono differenziali importanti. Quindi sì, il cibo spazzatura, molto discusso negli Stati Uniti, è importante, le carni grasse, Mac Jobs connessi con quello che si mangia, adesso non si può fare pubblicità negativa, comunque diciamo hamburger trash, però ho un pochettino
se posso essere un po' critico, questa letteratura, come molte letterature, è centrata sugli Stati Uniti, quindi io sono andato a riguardare i dati italiani, che purtroppo però non sono rassicuranti. Perché se io guardo il sovrappeso, purtroppo non possiamo più cullarci dietro l'idea che il cibo spazzatura è solo l'hamburger americano. Dobbiamo stare attenti a quello che abbiamo noi in casa. E se guardo i dati Istat, me ne sono andate a guardare, abbiamo delle culle della dieta mediterranea, la regione Campania al 54% di sovrappeso. Siamo con la Grecia e la Spagna il paese europeo col massimo problema di sovrappeso. E quindi effettivamente il problema del il fatto di avere un cibo povero, che noi avevamo un po' popolarizzato ed è un nostro vanto, rischia di diventare un boomerang, cioè alla fine nelle regioni più meno benestanti in Italia, nelle aree meno benestanti in Italia, c'è comunque accesso a un cibo che non sarà lo stesso cibo spazzatura americano, ma è un cibo tipico della dieta mediterranea, molti carboidrati per intenderci, io come vedete sono anche un grande utilizzatore, 28,9. Okay. Però questo è un problema importante e soprattutto dobbiamo pensarlo noi. E la scuola anche su questo è importante. L'Italia è un paese dove si è deciso che lo sport rimanesse fuori dalla scuola, a differenza di altri paesi dove c'è una connessione importante. E anche sull'alimentazione abbiamo una gran fatica. Per esempio, in paesi che hanno storicamente sono stati considerati più problematici, io vivevo prima in Gran Bretagna, il cibo a scuola è parte della vita scolastica, da noi di solito invece questo è un qualcosa in più. Quindi direi che guardando ai nostri dati si conta molto il benessere economico e ci sono importanti differenze sociali. Cioè, ci sono anche studi sull'aspettativa di vita. A seconda del benessere economico. L'aspettativa di vita può durare, diciamo, in termini di buona salute, anche qua, se andiamo a guardare i dati regionali, ma anche i dati sulle classi sociali, ci possono essere livelli di differenza che arrivano, se guardiamo la buona salute, anche a più di 10 anni di differenza e speranza di vita. Se guardiamo dati, diciamo, diversi, comunque ci avviciniamo a 6-7 anni. Tra paesi le differenze sono enormi. È vero che siamo arrivati ai progressi che hai raccontato, ma tra l'Italia e la Nigeria ci sono 30 anni. 30. 30 anni sono tanti. Quindi, alla fine è un problema di democrazia. È un problema, sì, è un problema di democrazia generale, comunque, che porta allo sviluppo. Quindi sì, è un problema centrale in cui si deve ragionare su questi temi con un approccio multidisciplinare. Visto che in questi giorni si sta finalmente parlando in maniera, mi pare, veramente preoccupata, ma lucida, del nostro Servizio Sanitario Nazionale. Per esempio, un problema come quello dei farmaci contro l'obesità che non vengono passati dal Servizio Sanitario Nazionale, ma che probabilmente in Italia prima o poi lo diventeranno, nel resto del mondo molto meno, quello è un diciamo accesso a qualcosa di molto importante per la salute che in assenza di un buon servizio sanitario pubblico si rischia di perdere. Sì, anche sulla sanità pubblica dobbiamo stare molto attenti a monitorare le situazioni e non dare per scontato quello che abbiamo dato per scontato per anni, perché le situazioni cambiano, il banco farmaceutico ha stimato che 500.000 di italiani è povero dal punto di vista farmaceutico, oggi c'è un appello su investire per diversi scienziati, tra cui il mio collega Francesco Longo, per investire di più nel sistema sanitario. Dobbiamo stare attenti perché rischiamo di diciamo fermarci nella difesa di un sistema che era stato disegnato in modo lungimirante, che però probabilmente non è stato costruito per tenere conto delle
differenze sociali dell'invecchiamento della popolazione e del fatto che in alcuni nuovi farmaci possono all'inizio soprattutto avere un costo importante. Quindi abbiamo una importante presenza di povertà farmaceutica che in Italia magari è inferiore rispetto a quella degli Stati Uniti, che sono comunque il paese con più alta spesa sanitaria tra i paesi, diciamo, sviluppati. Quindi dobbiamo monitorare la situazione e sempre più la spesa, come si dice, out of pocket, cioè fuori dalle nostre tasche, sta aumentando nel sistema sanitario. Le assicurazioni stanno un pochettino cercando di diventare un buffer, di dare una mano in questa situazione, ma essenzialmente come paese non stiamo investendo nel sistema sanitario. Se posso citare un dato come demografo, noi comunque in termini ranking siamo numero uno tra i paesi OCSE come spesa pensionistica rispetto al PIL, ma non succede questo nella spesa sanitaria. Parlavamo di alimentazione e di sonno, le due cose vanno insieme perché sono un po' una novità per noi esseri umani. Noi abbiamo passato tutta la nostra storia di esseri umani a cercare qualcosa da mangiare fondamentalmente e adesso finalmente abbiamo in certe parti del mondo sufficiente cibo, ma non riusciamo ugualmente ad avere un'alimentazione corretta. Invece per tutta la nostra storia di esseri umani non abbiamo mai avuto il problema di dormire poco. Quello è arrivato assieme al cibo più o meno nello stesso periodo, perché nelle nostre case è entrata prima l'illuminazione, poi la televisione, che poi io continuo a consigliare di guardare il più possibile, ma sono di parte, e soprattutto purtroppo i computer, i tablet, i cellulari e così via. Ora, questo ha effettivamente un effetto sulla nostra vita. Ha un effetto sulla nostra vita. Abbiamo avuto la fortuna di avere dei dati sulla Germania, confrontando le zone dove era stata messa la banda larga. E la banda larga è arrivata progressivamente nelle zone della Germania. E grazie a questi dati abbiamo visto che la banda larga ci costa in media mezz'ora di sonno, 25 minuti. Questi sono dati riferiti a una popolazione specifica, a un momento specifico, però quasi sperimentali, quindi non abbiamo lo stesso privilegio di dei colleghi che possono sperimentare le medicine, ma possiamo andare a misurare al meglio gli effetti sociali. Quello che si vede è che essenzialmente la perdita di sonno ha a che fare con la rigidità del nostro orario mattutino. Cioè non abbiamo cambiato gli orari di vita alla mattina, se ci pensate le scuole aprono alla stessa ora. Non dappertutto, perché ci sono delle scuole che hanno sperimentato aperture ritardate con risultati positivi. Con risultati positivi, però in generale non abbiamo cambiato i nostri orari di vita, mentre internet, la banda larga, ci fa dormire più tardi e quindi questo è quello che succede oggi con conseguenze potenzialmente problematiche che sappiamo. Inoltre siamo anche meno soddisfatti del nostro sonno, quindi oltre al dato oggettivo c'è anche una percezione di minore soddisfazione che chiaramente è connessa. Internet ci fa dormire di meno. Se volete, non è rocket science, visto che siamo qua, però mostrarlo è stato utile. Dormiamo di meno, non riusciamo a mantenere il peso forma, perché si è detto prima che dormire ci aiuterebbe, siamo un pochino meno lucidi, a essere generosi, ma non è solo questo. No, non è solo questo. Io ho ascoltato con grande ansia il fatto che la banda larga ci toglierà altri 25 minuti di sonno, perché io mi sono occupato di sonno per tanti anni e la deprivazione di sonno è davvero un fattore di rischio davvero importante. Allora, immaginate che i dati del National Sleep Foundation americani ci dicono che negli Stati Uniti nel 1900 la media di sonno della popolazione era intorno a 8 ore e mezzo, 9. L'ultimo poll eseguito nel 2011 dava 6 ore e 9, quindi si sono perse praticamente
due ore buone di sonno. Queste due ore buone di sonno perse si sono tradotte in tutta una serie di patologie. Patologie di tipo cardiometabolico, patologie cognitive. Vi dico anche che recentissimi studi sul sonno hanno dimostrato che c'è una correlazione tra la deprivazione di sonno e lo sviluppo di demenze, soprattutto Alzheimer, perché esiste nel cervello un sistema che si chiama glinfatico, che è un vero e proprio depuratore del cervello, nel senso che durante l'attività, quando c'è attività cerebrale, viene depositata una sostanza che si chiama amiloide, immaginate che è una proteina spazzatura. Durante il sonno il flusso del liquido cefalorachidiano, che è quel liquido che c'è nel cervello, si inverte e viene ripulito il cervello. Quindi c'è anche una correlazione non solo con le malattie cardiovascolari, ma anche con i disturbi neurologici, le malattie neurodegenerative. Perché? Perché si dorme meno e ci si ammala di più? Perché c'è una correlazione molto forte. E qui vi devo raccontare due cose molto brevi. Quello che il professor Maria prima diceva, tutto quello che noi siamo, quello che succede nel nostro cervello, è lì che succede tutto. C'è una parte del sistema nervoso centrale che si chiama sistema nervoso autonomico. Il nome deriva dal fatto che si pensava, soprattutto Langley e Sherrington, che erano due fisiologi degli anni fine dell'Ottocento, Langley vinse un'attenzione scientifica, era convinto che il sistema nervoso autonomo fosse solo un effettore, cioè quello che ci fa muovere i visceri, quello che fa aumentare la frequenza cardiaca, che fa aumentare la pressione. In realtà poi si è scoperto che è un sistema che agisce con sensibilità, quindi con degli archi riflessi, quindi è un sistema modulabile. Il sistema nervoso autonomo è l'interfaccia tra tutto ciò che succede nel cervello e il nostro corpo e viceversa. Durante il sonno, che cosa succede? Durante il sonno il sistema nervoso autonomo è fatto da due parti, un acceleratore, il simpatico, ed è quello che ci fa aumentare la frequenza cardiaca, è quello che fa stare attenti in questo momento, okay, quello senza il quale noi non potremmo fuggire, la fight or flight response, quindi fuggire oppure combattere. Quindi senza il sistema simpatico, che è il nostro acceleratore, non avremmo, i nostri geni non potrebbero essere trasmessi. Per funzionare bene, come tutti i motori, deve anche però avere un momento di riposo. E il riposo è rappresentato dall'altro, dal suo antagonista, che è il sistema vagale. E questo sistema è molto attivo durante la notte ed è quello che ci ricompensa, è quello che abbassa la frequenza cardiaca, abbassa la pressione, riduce la nostra ansia, riduce la motilità gastroenterica. Questi due sistemi devono essere in bilancio. Se noi dormiamo meno, l'attività vagale è meno rappresentata durante la notte e questo crea dei grossi problemi a tutti i sistemi. C'è una patologia che si chiama sindrome delle apnee ostruttive, che è una patologia che si associa all'obesità. L'80% delle persone obese hanno questa patologia. Che cosa vuol dire? Sono persone che russano, che durante la notte ogni tanto smettono di respirare. 30 secondi, un minuto e mezzo. L'ossigenazione crolla, la CO2 aumenta, quando aumenta sopra un certo livello, fortunatamente c'è un risveglio, si chiama arousal, c'è un risveglio che è inconscio, noi apriamo le vie respiratorie, perché questo disturbo è legato al collabimento delle vie aeree superiori, e respiriamo. Questo disturbo si associa a ipertensione, fibrillazione, scompenso cardiaco, sviluppo di alterazioni cognitive, perché l'ipossia è un grandissimo, è come l'infiammazione, ed è legato all'infiammazione, è un potentissimo agente che consuma tutti i meccanismi di compenso. Quindi c'è tantissimo dietro la deprivazione di sonno. E non è solo la deprivazione di sonno legata a una patologia, ma anche la deprivazione di sonno volontaria, il fatto che noi andiamo
un tempo, albero degli zoccoli, si spegneva la candela, si dormiva fino all'alba. Adesso andiamo avanti, guardiamo la televisione e quello fa bene, giusto per... Andiamo avanti e c'è un grosso problema e mi ricollego a quello che ha detto lui. I pediatri sono molto preoccupati. L'aumento dell'obesità adolescenziale è legata soprattutto a due cose. Utilizzo di smartphone, eccetera, riduzione dell'attività fisica. E c'è una correlazione molto forte tra la deprivazione di sonno, l'aumento di peso, la riduzione dell'attività fisica e anche con effetti cognitivi che ancora non sappiamo. Ecco, veniamo al cervello, perché in teoria, è vero, noi dovremmo passare un terzo della nostra vita a dormire, ma insomma ci dà anche un po' fastidio passare un terzo della vita a dormire. Una volta lo raccontai a una celebre scrittrice non più giovanissima che mi disse: ma lei è pazza, pensa che io voglia passare quello che resta della mia vita un terzo a dormire con tutte le cose che vorrei fare. E invece, professor Maira, dobbiamo rassegnarci al fatto che per vivere dobbiamo dormire e il nostro cervello vuole disperatamente questo. Ha ragione lei, Barbara, hai ragione tu, Barbara, ti chiamo del tu. Il sonno e i sogni che lo accompagnano sono uno dei più grandi misteri della nostra vita, perché passiamo un terzo della vita a dormire e ogni notte passiamo almeno 2 ore a sognare. In media si calcola che almeno 6 anni della nostra vita li passiamo a sognare. Quindi ogni notte partiamo in questo lungo viaggio straordinario che, come vedremo, sarà molto importante perché influenzerà i nostri pensieri e anche la salute del nostro corpo, come abbiamo visto. C'era un famoso filosofo e scrittore francese, Roger Caillois, che definiva i sogni una polvere dorata. E Shakespeare, passiamo dalla scienza un pochino all'umanesimo, che fa sempre bene. Shakespeare, nella Tempesta, ci dice che noi siamo fatti della sostanza di cui sono fatti i sogni, che nello spazio e nel tempo di un sogno è chiusa la nostra breve vita. Eppure, con la luce del giorno, quando ci svegliamo, dei sogni non ricordiamo praticamente quasi più nulla. I sogni sono complessi, possiamo dividere varie fasi nel sonno, ma non capiamo perché abbiamo questa struttura complessa dei nostri sogni. Ma, come dicevamo, dormivano anche i nostri antenati nella savana quando c'era il rischio dei predatori o delle prede che potevano ucciderli, ma dormivano lo stesso, malgrado ci fosse questo grave pericolo. Perché? Perché durante la notte il nostro cervello lavora. Si è visto che il metabolismo cerebrale durante la notte, mentre dormiamo, si riduce in più del 10%, quindi il cervello continua ad avere la sua attività. Ma che succede? Succede che durante la notte finalmente il cervello riesce a fare tanti lavori. Un lavoro di pulizia dei tessuti cerebrali inquinati dai prodotti del metabolismo, le amiloidi, ma soprattutto un lavoro di archiviazione e integrazione delle informazioni della giornata. La nostra mente è molto selettiva, noi abbiamo una memoria che è selettiva, non possiamo ricordare tutto. Ricordiamo solo alcune cose di tutti gli avvenimenti di cui siamo partecipi durante il giorno. Ricordiamo soprattutto quello che ci ha emozionato, quello che ha colpito la nostra memoria, che ci ha interessati verso qualcosa. E questo è alla base del meccanismo di formazione dei nostri ricordi. Ma che succede durante la notte? Durante la notte noi, passando nelle varie fasi del sonno, vagliamo sulle esperienze della giornata, le riorganizziamo, eliminiamo le cose inutili, tratteniamo le cose utili, le confrontiamo con i ricordi del passato e aggiorniamo i nostri dati cerebrali. Tutto questo succede mentre sogniamo. Per questo l'associazione di avvenimenti confusi, sconclusionati talvolta, che sono i nostri sogni, hanno proprio questo scopo di collegare fra di loro la realtà attuale con le cose passate, cercando di creare una nuova realtà che sono i nostri ricordi stabilizzati. Durante la notte succede anche un'altra cosa, e questo l'ha scoperto un ricercatore italiano, Giulio Tononi, che lavora nel Wisconsin. Il cervello cancella tantissime sinapsi. Le sinapsi sono i collegamenti che ci sono fra le varie reti, nelle varie reti neurali, tra le varie cellule cerebrali. La sinapsi corrisponde a un apprendimento, le sinapsi si formano perché apprendiamo. Quindi noi cancelliamo apprendimenti come cancelliamo una lavagna per far sì che al mattino ci siano spazi nuovi per ricordare cose nuove, perché abbiamo tante cose nuove da ricordare. Eliminiamo cose vecchie, per questo la nostra memoria non sempre ci assiste. La memoria non è uno storico, ma è un poeta, come diceva una famosa scrittrice americana. Ogni tanto inventa le storie, ci dà dei piccoli tasselli con i quali dobbiamo costruire le storie, e ogni volta le ricostruiamo in modo diverso. Un punto fondamentale è che noi non ricordiamo questi sogni.
La maggior parte delle esperienze della notte si dissolve senza lasciare nessuna traccia, però non sempre è così. Scusatemi se leggo qualcosa, ma è più piacevole leggerlo perché che non ricordarlo a memoria. Qualche volta, mentre questo è preso da un libro, mentre ci avviciniamo al mattino e singole regioni del cervello cominciano a svegliarsi, passiamo attraverso una fase in cui coesistono in noi al tempo stesso sonno e veglia. In questi momenti, mentre i primi rumori del nuovo giorno cominciano a entrare nella nostra stanza e in un dormiveglia che non è ancora coscienza piena, ci sforziamo di non svegliarci per prolungare l'ultimo sogno della notte, allora capiamo quanto possa essere complessa e affascinante la vita che ogni notte viviamo nei sogni. Come scrive Stefan Klein, anche se ricordiamo solo qualche frammento di sogni, percepiamo che nei sogni deve esserci stato molto di più, come se fossimo penetrati di notte in un continente sconosciuto, del quale di giorno non riusciamo a percepire che è solo una striscia di costa e questo continente è la nostra psiche. Durante la notte la mente impara, cioè tutti gli avvenimenti che ricordiamo sono sinapsi nuove, connessioni nuove che rimangono fisse lì. E durante la notte noi accentuiamo la nostra creatività, perché cosa succede? Nel realizzare un compito, noi siamo molto logici, cerchiamo di andare da un punto A a un punto B con una conseguenzialità, non mescoliamo fra di loro, non contaminiamo le idee. La creatività, il genio, nasce dalla contaminazione delle idee. Durante la notte le idee vagano liberamente, non c'è più questa razionalità delle aree prefrontali, le aree della coscienza, della consapevolezza, che sono silenziate. Quindi il cervello agisce un po' in modo molto disordinato, ma dal disordine nascono le creazioni geniali. E ci sono esempi innumerevoli di persone, di musicisti, di scrittori, di medici, di scienziati, che al mattino svegliandosi hanno avuto quell'idea brillante, quell'intuizione che durante il giorno non erano riuscite a realizzare. Il cervello lavora anche per altre cose, per esempio lavora secernendo ormoni, lavora rinforzando il nostro sistema immunitario, lavora facendo le pulizie di cui dicevamo prima. I sogni ci portano anche nel mistero della coscienza. È cosciente una persona che sogna ma non è consapevole di cosa sta sognando? E questo è un altro grande mistero di cui si parla. Per migliaia di anni poi gli esseri umani si sono interessati sul significato dei sogni. Sappiamo che il 90% della nostra attività mentale è inconscia e Freud diceva appunto che i nostri sogni sono i desideri inconsci. Per Kafka i sogni non vanno interpretati perché sono la lingua dell'anima. Quindi come vedete sono tante le interpretazioni. Ma quanto dobbiamo dormire? L'abbiamo già visto prima un po'. Se dormiamo troppo poco o troppo abbiamo delle disfunzioni organiche. Quindi per un adulto si dovrebbe dormire non meno di 5 ore, non più di 9 ore. Dormendo più o meno mettiamo a repentaglio la nostra salute, quindi obesità, diabete, ansia. I bambini devono dormire molto di più. Quindi i bambini vanno accompagnati nel sonno perché devono... Il sonno, abbiamo detto, è apprendimento. I bambini devono apprendere tante cose, devono consolidare delle esperienze che per loro sono tantissime. Tutta la vita per un bambino è novità, ha bisogno di dormire molto perché questo aspetto psichico del suo sogno venga realizzato. Ma perché i sogni non ti ricordano? Dico, questa è una domanda che io farei a ognuno dei relatori qui accanto. Perché noi viviamo una realtà così complicata, così bella, tutto sommato, quando ci capita di ricordare un sogno, eppure il 99% dei sogni passano e non li fermiamo. Io mi sono fatto un'idea, ma potrebbe non essere reale, perché i sogni sono come un backstage di un lavoro teatrale. Ecco, qualche volta può essere interessante andare a vedere che succede dietro il palcoscenico. Ci sono gli elettricisti, gli idraulici, il regista che dà le ultime informazioni, i sarti che aggiustano i vestiti. Quindi ci sembra bellissimo, ma in realtà tutto questo è funzionale allo spettacolo del palcoscenico. Così i sogni sono bellissimi, sono straordinari, ma sono funzionali a che la nostra vita sia sana. E quindi la vita vera è quella reale. Il sogno può essere una realtà nella quale entriamo qualche volta, ci può anche piacere, ma non è una realtà fatta per essere vissuta. E quindi non resta che dormire a riuscirci, perché non è solo colpa del tablet, ci sono persone che oggettivamente hanno difficoltà a dormire. C'è un farmaco che sembra essere miracoloso, diciamo miracoloso per un farmaco è un brutto termine, straordinariamente efficace contro l'obesità, Science gli ha dedicato la prima pagina, l'anno prossimo avremo una prima pagina per i farmaci contro l'insonnia? Beh, diciamo c'è stata una piccola rivoluzione, anche se è passata più silente rispetto alla rivoluzione, diciamo, delle terapie anti-obesità.
Ci sono stati nuovi farmaci che sono attualmente disponibili per il trattamento dell'insonnia, diversi da quelli noti ai più e da più tempo, che sono le benzodiazepine, i farmaci Z. E questi nuovi farmaci agiscono su un altro sistema di peptidi di nuovo, questa volta sono neuropeptidi prodotti dal nostro cervello, e si chiamano orexine o oressine. E il nome già lo dice, stimolano l'appetito ma regolano anche i cicli sonnoveglia, per cui è un dato di fatto, penso esperienza di tutti, quando noi soffriamo di insonnia o quando per ragioni di lavoro o di problematiche perdiamo il sonno, abbiamo effettivamente più fame, siamo propensi a consumare più cibo. Perché? Perché tra le alterazioni che il nostro cervello, il nostro corpo subisce per via dell'alterazione, dell'alternanza sballata dei cicli sonnoveglia, delle fasi di luce e delle fasi di buio, anche questo sistema delle oressine si può alterare. Quando c'è un eccesso di oressine nel nostro cervello possiamo soffrire di insonnia. Quando c'è una diminuzione di questi sistemi possiamo soffrire di narcolessia. E quindi nuovi farmaci sono stati sviluppati per bloccare i recettori dell'oressina, i due tipi, ci sono due tipi differenti di recettori. Ci sono farmaci che si chiamano DORA, un altro acronimo, che sta per antagonisti duali dei due recettori e che sembrano favorire l'addormentamento, controllare meglio i risvegli notturni, ma che meglio degli altri farmaci più vecchi e disponibili da più tempo, appunto benzodiazepine e farmaci Z che agiscono su tutt'altro meccanismo, non danno quelle problematiche di sedazione diurna oppure di alterazione dell'equilibrio che possono dare invece i farmaci appunto più classici. E questi sono particolarmente importanti, per esempio, soprattutto nelle persone più avanti con gli anni. D'altra parte spesso i disturbi dell'insonnia fanno parte anche della vecchiaia, della senescenza, e quindi avere farmaci meno problematici dal punto di vista degli effetti collaterali sicuramente è un vantaggio. D'altra parte abbiamo parlato delle diverse fasi del sonno. Farmaci più tradizionali, benzodiazepine e farmaci Z, che agiscono potenziando un neurotrasmettitore deprimente del nostro sistema, cioè il nostro cervello, ha anche dei neurotrasmettitori che inibiscono l'attività dei neuroni. Uno di questi si chiama GABA, non me ne vogliate, è un altro acronimo, acido gamma-aminobutirico. Le benzodiazepine potenziano l'attività di questo neurotrasmettitore, però producono un sonno che non è fisiologico, è un sonno profondo, non è un sonno REM, che invece è importante per il riposo e per quel processo di drenaggio del sistema linfatico di cui parlavamo. Per cui da questo punto di vista questi farmaci, appunto gli antagonisti delle orissine, sembrano invece più promettenti. Accanto a questi ce ne sono altri che agiscono sul sistema melatonergico. La melatonina, no? Sappiamo che è un altro ormone endogeno importante e abbiamo farmaci che agiscono sui recettori di questo ormone, di nuovo per regolare i cicli sonnoveglia alterati. Quello che dicono i medici del sonno però è la regola d'oro, è cercare di seguire i propri ritmi, cioè chi di noi è portato a dormire presto e svegliarsi presto viene chiamato all'odola e chi è invece portato a dormire tardi e svegliarsi tardi, il che non tiene conto del fatto che, come dicevamo prima, ci sono gli orari di lavoro e ci sono persone che fanno i turni di notte. Diventa ancora una volta un problema sociale riuscire a garantire alle persone il sonno necessario. È un importante problema sociale, però in questa situazione di sfiducia, a parte i farmaci, vorrei provare a buttare qualche tema di speranza positiva. Lo sviluppo dello smart work e del lavoro orientato agli obiettivi, soprattutto in alcuni tipi di lavori, potrebbe darci più flessibilità in termini di orari e quindi avvicinarci a quello che possiamo volere in termini di orario di lavoro preferito. Ovviamente questo introduce dei differenziali importanti tra chi può permettersi di lavorare in modo smart, tipicamente lavori d'ufficio
con orari e obiettivi, con orari flessibili, magari gli obiettivi no, e il lavoro invece che ha bisogno di cura per qualcuno, deve essere, ha bisogno di presenza. E tipicamente nel primo caso, a parte diciamo i medici che sono sul fronte ospedaliero con orari molto, molto rigidi e a turni, la parte flessibile è una parte che ha, di nuovo, è per le classi più privilegiate, la parte meno flessibile è per le parti meno privilegiate. Quindi anche in questo caso si è visto, per esempio, sui dati relativi ai migranti negli Stati Uniti, che chi arrivava era costretto a fare più lavori, ovviamente non poteva che sottrarre questo tempo al sonno, e tra l'altro questo poi con conseguenze problematiche. Quindi il messaggio positivo è che però noi avremmo oggi la tecnologia per molti lavori, per dare più flessibilità nei nostri orari di vita, dobbiamo volerlo fare. Il terzo elemento, dicevamo, di stasera è l'ambiente, che poi incide con la cosiddetta fortuna, perché una delle cose che non possiamo scegliere è dove nasciamo, ma ci sono dei posti che effettivamente pongono delle sfide alla salute diverse dagli altri. Ora, voi tutti avrete letto probabilmente dell'allarme che c'è stato perché la pianura padana, qui, risulta essere uno dei due posti in Europa con la massima concentrazione di polveri sottili, e questo evidentemente ha un effetto sulla salute. Ma come stanno le cose? Le cose stanno che effettivamente fino a qualche tempo fa, diciamo, il rischio lo immaginavamo, ormai l'abbiamo misurato. Recentemente il Global Burden of Disease, questo gruppo che studia i fattori di mortalità, ha calcolato che circa 8 milioni di morti in eccesso sono legate all'inquinamento atmosferico. L'inquinamento è il particolato, soprattutto il particolato che c'è nell'atmosfera. Noi siamo un po' sfortunati. Io ho una moglie genovese che tutte le legge queste notizie e poi mi dice: ma torniamo a Genova. Ora, è ovvio che la risposta non può essere questa, cioè questa è una delle soluzioni possibili, per carità. Non è per tutti. Non è per tutti e la soluzione non è questa. È ovvio che, io non voglio, sono un povero internista, non parlo di quello che bisognerebbe fare per l'inquinamento, è qualcosa che si deve risolvere a livello, oserei dire, planetario, però ci sono alcune evidenze che devono spingere tutti noi un po' a premere perché qualcosa venga fatto, no? Se noi ad esempio mettiamo insieme gli effetti dell'inquinamento atmosferico e quelli del climate change, abbiamo qualcosa di esplosivo. Il fatto che la temperatura media aumenti, vi faccio solo un esempio di uno studio, mi permetto di citare uno studio che abbiamo fatto insieme ad Areu nell'area qui di Milano qualche anno fa, in cui abbiamo mappato tutti gli arresti cardiaci fuori dall'ospedale, perché sono quelli in cui le ambulanze intervengono, abbiamo l'indirizzo esatto, riusciamo a calcolare dalla centralina dell'ARPA più vicina il livello di particolato di quella giornata e dei giorni precedenti, abbiamo fatto una mappatura per 2 anni. Quello che abbiamo visto, che ovviamente si sapeva, c'è una facilitazione, cioè il particolato, l'esposizione al particolato è un fattore di rischio per tante malattie, tra cui anche l'arresto cardiaco. Quando però la temperatura, a parità di esposizione, se la temperatura ambientale superava i 23 gradi, questo rischio duplicava. Quindi in due giornate con la stessa esposizione, lo stesso inquinamento d'estate ed inverno, quella d'estate rischiamo molto di più. Perché stiamo fuori di più? Queste sono considerazioni che ovviamente non potevamo trarre. Però c'è un impatto enorme. E vi dico solamente che avete sentito l'altro giorno parlare della dengue. L'altro giorno ci sono stati dei medici e hanno detto: abbiamo avuto 60 casi quando nei primi 3 mesi dell'anno, quando noi ne avevamo uno, ma a dir poco, e spesso erano di persone che andavano in paesi tropicali. La dengue
è arrivata anche qui da noi. La dengue è una parassitosi, una malattia trasportata da un vettore, quindi da una zanzara, e l'aumento della temperatura farà aumentare tutte queste malattie. Allora, è ovvio che qualcosa bisogna fare. Che cosa fare individualmente non lo so. Diciamo che a questo punto noi dobbiamo cercare di fare tutto quello che possiamo per ridurre i fattori di rischio che sono modificabili. Perché se questo non lo possiamo modificare, se ad esempio noi viviamo a Milano e abbiamo un aumentato rischio per esposizione al particolato, beh, se fumiamo anche aggiungiamo un altro rischio. Se siamo in sovrappeso obesi aggiungiamo un altro rischio, se dormiamo meno aggiungiamo un altro rischio, se siamo sedentari aggiungiamo un altro rischio. Allora perlomeno il messaggio è: iniziamo a curare bene ciò che possiamo, a occuparci di quelle cose che possiamo evitare. C'è un ambiente, diciamo, fatto dal particolato, dall'aria che respiriamo, da ciò che ci circonda. C'è anche un ambiente intellettuale, mentale, e questo può fare la differenza per la nostra salute. Beh, assolutamente. Diciamo che l'ambiente è fondamentale per uno sviluppo sano del cervello. Parlare dell'ambiente, nel senso in cui ne parlavi prima un attimo tu, ci porta ad una delle capacità e qualità più straordinarie del nostro cervello, che è la neuroplasticità, cioè la capacità di svilupparsi costantemente in tutto l'arco della nostra vita e contribuire al fatto che alla crescita del nostro cervello. Ogni volta che ascoltiamo qualcosa che ci interessa, o entriamo in una sala così bella, in un museo, oppure abbiamo una discussione con qualcuno, leggiamo un libro, facciamo crescere un piccolo rametto nella nostra rete neurale, quindi facciamo crescere il nostro cervello. Questo è un discorso estremamente importante, perché il meccanismo della neuroplasticità è una condizione essenziale per lo sviluppo del cervello. Noi nasciamo, a differenza di tanti altri animali, nasciamo con un cervello che non sa fare assolutamente nulla. Quando nasciamo non sappiamo parlare, non vediamo, non abbiamo delle idee, dobbiamo aspettare degli anni perché tutto si sviluppi lentamente, dobbiamo aspettare degli anni perché il cervello arrivi alla completa maturazione. Cioè, se noi parliamo in termini di computer, diciamo che alla nostra nascita, il nostro hardware, cioè l'insieme della struttura del DNA che ci è data in eredità, di cui parlavi tu prima all'inizio della nostra conversazione, ha una potenza all'incirca che più o meno non è mutato negli ultimi 50.000 anni, ci permette una capacità di immagazzinamento dati molto bassa, che è di un gigabyte. Nel corso della nostra vita, con le istruzioni del nostro DNA sviluppiamo un software che ci permette di far crescere il nostro cervello fino ad arrivare a una capacità di accumulare dati per 100 terabyte. Quindi c'è una evoluzione straordinaria del cervello. Perché nasciamo con un piccolo cervello? Per due motivi. Un motivo anatomico, perché con un cervello già adulto non riusciremo a passare attraverso il canale del parto, ma soprattutto per un motivo esistenziale, perché il fatto di sviluppare la nostra mente e il nostro cervello in funzione dell'ambiente, quindi questo mi ricollega alla tua domanda, fa sì che ognuno di noi può sviluppare il proprio cervello in funzione delle esperienze della propria vita, in funzione dell'impegno che ci mette, in funzione della cultura che riesce a sviluppare. In tutto questo ci sono alcune considerazioni. La prima intrigante è che nel cervello molte funzioni sono legate l'una all'altra, cioè la neuroplasticità è il corrispettivo anatomico dell'apprendimento. Se non apprendiamo il cervello non cresce. Ma l'apprendimento è strettamente legato alla memoria. Se noi non abbiamo dei ricordi, che come dice Kant, valgono nella critica della ragion pratica, sono tali da essere ricordati, se noi non abbiamo delle esperienze che hanno la dignità di entrare nei nostri ricordi, noi non facciamo crescere, non sviluppiamo il nostro cervello. La memoria è legata alle emozioni, se noi non ci emozioniamo non abbiamo memoria, quindi non abbiamo apprendimento, quindi emozione, memoria e apprendimento sono legati assieme, sono l'elemento fondamentale perché cresca il nostro cervello. Tutto questo dipende dall'ambiente. Allora, questo ci dice anche che la natura ci dà una forte capacità, cioè ci dà una libertà straordinaria. Ognuno di noi dà la libertà, la capacità di sviluppare il proprio cervello in funzione dell'impegno profuso. Sta a noi far sì che il nostro cervello venga preparato per correre come una lepre o essere lento come una tartaruga. Naturalmente in tutto questo entra l'attenzione alla salute, l'attenzione agli stili di vita. Se noi non proteggiamo il cervello seguendo degli stili di vita corretti, non possiamo far sì che possa crescere sano e possiamo arrivare all'età della senescenza con una riserva cognitiva, cioè un insieme di fattori di cultura, di conoscenza, tale da
rendere il nostro cervello ancora capace di funzionare in modo ottimale. Noi nasciamo se facciamo la similitudine di un bosco, nasciamo con un bosco dove sono piantati migliaia di alberi, non hanno foglie, non hanno rami, non fanno fiori. Progressivamente, raccogliendo informazioni di cura cultura, noi arricchiamo questi alberi, li rendiamo sempre più ricchi di rami, di foglie e di fiori, e facciamo sì che se anche nel corso della vita, per la normale evoluzione della senescenza, qualche albero muore, o perché non è curato bene, o perché deve morire per motivi anatomici e fisiologici, comunque la ricchezza dei rami rende ancora quella foresta molto ricca e molto valida. Il nostro cervello è così, è una foresta che dobbiamo saper coltivare, e la coltiviamo con un ambiente sano, con delle conoscenze sane, con degli stili di vita corretti. Quindi possiamo incidere un po', diciamo, sul fattore fortuna, cercando almeno di metterci in una condizione intellettualmente favorevole a farci in qualche modo crescere, a farci essere sani dal punto di vista. La fortuna è legata ai geni, cioè tutto questo ovviamente presuppone che i geni siano tali da darci una vita in salute. Senza una genetica favorevole, tutto l'impegno nostro per attivare la nostra salute e quindi per far crescere il cervello non può realizzarsi. A meno che non riusciamo a trovare modo di agire sui geni e sui loro prodotti. Ora, avrete sentito dire che ci sono addirittura delle persone, tipicamente Bezos o Musk, che stanno investendo moltissimo per cercare di raggiungere, se non l'immortalità, insomma, almeno qualche secoletto di vita. Ma ci arriveremo con i farmaci a incidere sulla decadenza delle nostre cellule, sui mancati funzionamenti che ci portano poi col passare degli anni ad accumulare dei problemi per cui alla fine si verifica l'invecchiamento? Beh, c'è tantissimo appunto sforzo della ricerca e quindi immagino di sì, nel senso alcuni farmaci già esistenti in realtà si sta scoprendo che sono in grado di modulare questi meccanismi. Nell'insieme questi sono farmaci che noi raggruppiamo sotto un nome, si chiamano senoterapeutici, cioè agiscono contro, bloccando i meccanismi della senescenza cellulare. Cioè ogni singola cellula, grazie, ecco, ogni singola cellula durante la sua vita va incontro a diverse fasi. Una fase di sviluppo, differenziazione, e poi può intraprendere una fase di replicazione, poi quando arriva il momento che invece deve smettere di funzionare, intraprende una fase che si chiama morte cellulare programmata, apoptosi, eccetera. Però può succedere che durante il suo percorso di vita qualche danno si accumula, l'eccessiva replicazione consuma quelli che si chiamano telomeri, che sono queste estremità dei cromosomi, e quindi si creano le condizioni ideali per intraprendere un programma invece di senescenza. In un programma di senescenza la cellula inizia, come vediamo dalla diapositiva, a cambiare forma, perde il suo livello di differenziamento e inizia a produrre un secreto, si chiama secretoma senescente, cioè un altro nome strano, nel senso rilascia all'esterno tutta una serie di cose che sono proteine, citochine, anche frammenti di RNA, perché serve questo secretoma a segnalare alle cellule vicine che quella è una cellula senescente. Le cellule vicine in qualche modo devono attivarsi per sostituirla e anche le cellule del sistema immunitario devono attivarsi per fagocitarla, di solito sono fagocitate dai macrofagi. Però può andare storto qualcosa. Questo microambiente intorno a questo secretoma può promuovere processi infiammatori, quindi può indurre una risposta alterata del nostro organismo e ci colleghiamo con quella serie di problematiche legate a quella condizione infiammatoria moderata ma costante che fa un po' da substrato per tutta una serie di patologie, tra cui anche patologie neurodegenerative. E allora che cosa stiamo facendo cercando di ottenere con i senoterapeutici? I senoterapeutici sono farmaci che agiscono come senolitici, ovvero individuano le cellule senescenti e le inattivano il programma di senescenza. In che modo? Nel programma di senescenza la cellula inizia a produrre delle proteine che bloccano la morte cellulare programmata.
E allora se io blocco quelle proteine, indirizzo il destino di quella cellula, piuttosto che verso la senescenza, verso la morte appunto cellulare programmata, che è una morte ordinata, che non crea caos, ok? Oppure farmaci cosiddetti senomorfi fanno un'azione di, come dire, sorveglianza rispetto a quel secretoma senescente e cercano di circoscriverlo, di inattivarlo, di mantenerlo sotto controllo perché non inneschi processi infiammatori. Per esempio la metformina, che è un farmaco che fa parte del nostro parterre dei farmaci a disposizione per il diabete, oltre a fare le cose che fa sul diabete, agisce anche come farmaco senomorfo. Quindi esistono già dei farmaci che agiscono su questi meccanismi, molti sono anche oggi disponibili come integratori, sono i famosi flavonoidi, quelli che noi chiamiamo anche farmaci antiossidanti, molti di loro agiscono in realtà proprio su questi meccanismi. Quindi in futuro potremmo, chissà, avere anche a disposizione questi strumenti. Anche se adesso gli integratori in realtà non ci garantiscono molto. No, ancora no, nel senso, questo è un enorme branco, no? Un enorme ramo di ricerca, di investimento, alcune cose le sappiamo, altre le stiamo diciamo chiarendo, però il rischio di questa cosa è dietro l'angolo, perché bloccare un processo di senescenza può favorire un processo di tumorigenesi, cioè quella cellula che era indirizzata verso la vecchiaia e quindi una morte, anche se caotica, e se viene bloccata nel modo sbagliato può tornare ad essere una cellula che replica e una cellula che dà origine ai tumori. Quindi questo è il rovescio della medaglia su cui dobbiamo fare molta attenzione. Stare bene naturalmente è un nostro interesse, è anche un po' un interesse della società, perché se stiamo bene abbiamo bisogno di meno cure, collaboriamo più attivamente alla vita comune e anche più a lungo, e quindi ne traiamo vantaggio tutti. Sì, di nuovo provo a vedere il lato positivo. Siamo nel momento in cui l'umanità sta meglio rispetto alla nostra storia. I demografi storici, Malthus, avevano pensato che con la crescita degli umani, del numero di persone, sarebbe diminuito il benessere pro capite. Oggi in realtà stiamo nel momento di benessere pro capite più alto della storia dell'umanità. Lo vediamo anche con i dati sulla speranza di vita a livello globale. Un esempio, e qui vorrei rassicurare il professor Montano, un esempio di come il benessere economico può contrastare anche la parte ambientale è il fatto che la speranza di vita in Lombardia sia superiore a quella della Liguria. Quindi stasera, quando va a casa, ho controllato i dati. Lombardia 83,2, Liguria 82,5, il che non vuol dire ovviamente che le ricerche sul particolato e sull'inquinamento siano sono sicuramente vere e solide, però c'è un contrasto tra la parte di benessere economico che in qualche modo permette di recuperare. Ovviamente se l'aria fosse pulita a Milano vivremmo ancora 120 più anni. E quindi mettiamola così, adesso siamo in un momento importante della storia dell'umanità, un momento in cui, per esempio, a livello globale la mortalità infantile non è stata mai così bassa. La fortuna conta ancora perché, di nuovo, dati sulla mortalità infantile, qua andiamo da 3,9 per mille in Calabria, che è alto perché in Emilia-Romagna abbiamo 1,7. Quindi una volta, diciamo, il rapporto è quasi 2,5. Nascere come bambino in Calabria è 2,5 più rischioso che nascere in Emilia-Romagna. Anche partorire. Sì, la mortalità materna non ha questo livello di differenziali, ma è comunque fondamentale. Quindi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo pensare innanzitutto che il benessere socio-economico, che è connesso al benessere, alla salute. Il premio Nobel Amartya Sen ha proposto questo indice che oramai è standard, l'indice di sviluppo umano, che mette assieme degli indicatori di cui abbiamo parlato. Il livello di istruzione,
è una misura dello sviluppo di un paese, il reddito pro capite e la durata della vita. Cosa possiamo fare? Dobbiamo far sì che il nostro sviluppo socio-economico sia indirizzato a finanziare la parte buona dello sviluppo, quindi attenzione all'ambiente, attenzione alla salute, sapendo che il sistema sanitario ha bisogno di contributi dalla fiscalità generale per poter anche lavorare sia sulle ricerche di cui abbiamo bisogno per andare avanti, sia sul finanziamento della salute. Quindi in qualche modo si tiene tutto purché lo sappiamo e perché lavoriamo assieme verso questo sviluppo. Bene, abbiamo qualche minuto di domande. Io non vedo nulla, quindi se c'è qualcuno che alza la mano, lo dovete vedere voi dalla platea. Buonasera. Buonasera. Interessante le vostre esposizioni. Mi chiedevo solo come applicare nella vita di tutti i giorni questi, diciamo, suggerimenti. Non so se ho reso l'idea. Come possiamo, nello status normale di vita che facciamo noi tutti, come applicare il dormire sufficiente, il mangiare bene, il nutrirsi? Diciamo... Se ci sono delle indicazioni in generale, come comportarsi? No, beh, certamente delle indicazioni, la sua domanda ha a che fare col trovare il tempo? Il tempo è il modo di, in una vita caotica come la nostra... Questo è il punto fondamentale, è proprio questo, è trovare un po' di tempo. Allora, è ovvio che, non so, rispondo io... Sì, prego, intanto poi magari voglio rispondere. Quando io... vedo qualcuno che viene da me e parliamo e mi chiede appunto cosa posso fare, è ovvio che certe volte la risposta non è mai stravolgere quello che si fa, cioè bisogna cercare ovviamente di fare ciò che è possibile fare. Adesso ci sono tante cose possibili. Il fatto che, allora, l'esercizio fisico, il fatto che tutti noi adesso abbiamo uno smartphone che ci segna i passi, già di per sé ci permette di avere una quantificazione di quanto camminiamo. Camminare è già di per sé fare dell'attività. Se le linee guida dell'attività dell'American Heart Association ci dicono che bisogna camminare per almeno, fare almeno 5.000 passi, 5.000 è il minimo, 8.000 l'ideale, sopra i 10.000 ottimo, tra i 60 e i 70 anni, questa è un'indicazione. Allora, quello che io dico è, benissimo, non deve andare, dico alla persona, non deve andare in piscina, nuotare, non bisogna fare chissà che cosa, piuttosto si fermi due fermate della metropolitana prima e vada a casa a piedi. Allora, alcune cose si possono fare. Beh, poi l'alimentazione, poi sull'alimentazione bisogna... Ovviamente anche lì mia nonna, che era una contadina piacentina, diceva in dialetto piacentino che ci vuole buon senso. Guardate che il buon senso è una cosa importante che bisogna forse recuperare, no? Allora, buon senso è che a un certo punto, se è inutile che uno non dobbiamo farci le vellutate di carote, zucchine e cose particolari di sera, ma basta mangiare un po' di tutto, magari cibi non ultraprocessati, che sono le cose che fanno male, e dopodiché dormire. Dormire, certo, se uno vuole vedere 20 serie televisive, ha letto alle 2 di notte, si alza alle 6, vabbè, lì non ci possiamo fare niente. Ma avere un buon sonno regolare, la media si dice è 7 ore. Il professor Mani ha detto sotto le 5 e sopra le 9 è patologico. Poi l'optimum è averne 7 e uno poi, però si può fare, certo. Secondo me è un programma che si può fare. Non posso intervenire. Ci sono le dati pratici. Ma diciamo, il signore del cervello potrebbe insegnarci che il cervello è quello che... Scusi, metto la mano perché i fari non mi permettono di vederla. Diciamo che la natura per fortuna è benigna, perché
Le regole servono per proteggere il cuore, per proteggere il corpo in genere, servono anche per il cervello, quindi è importante seguire. Allora, posso dare alcune indicazioni per quello che può essere la possibilità di mantenere sano, di fare sviluppare meglio il cervello. Intanto, seguire tutti gli screening per età, per controllare che il corpo sia sano, perché il cervello è l'effettore terminale di un sistema complesso che se non funziona bene, non fa funzionare bene neanche il cervello, così come se non funziona il cervello, non funziona neanche l'organismo. E poi bisogna seguire delle regole semplici, le ripeto anche se sono state già dette dal professor Montano, avere un'attività attiva fisicamente e intellettualmente, avere mangiare bene in modo sano, poco e con pochi zuccheri, dormire bene, idratarsi bene. La cosa che interessa a me, perché la mia specialità, è come fare a fare un'attività mentale utile. Quindi dobbiamo cercare di... Il cervello è un organo pigro, un organo che vuole lavorare poco per un motivo, perché disperde molta energia rispetto a quello che può avere a disposizione. Ha pochi neuroni rispetto a quello che potrebbero servire. È vero che abbiamo 87 miliardi di neuroni, ma per le attività cognitive di tutta una vita 87 miliardi sono pochi. Il cervello cerca di risparmiare, quindi bisogna cercare di interessarlo e quindi fare delle attività, farlo lavorare, è come un muscolo, se sta fermo si impigrisce, si atrofizza, se lo attiviamo, lo facciamo funzionare, si sviluppa. La neuroplasticità di cui parlavo prima, quindi attivare il cervello, attivarlo con cose che interessano, perché le emozioni sono quello che ci rende selettivi. Noi apprendiamo, impariamo, fissiamo nella mente quello che ci emoziona, se le cose non ci interessano la mente le mette da parte. Quindi avere un'attività fondamentalmente è questa. Come si fa ad essere... a fare crescere il nostro cervello? Prima di tutto socializzare, stare con gli altri, parlare con gli altri è fondamentale. La solitudine, la depressione impigriscono il cervello e lo fanno morire i nostri neuroni. Quindi la socializzazione, raccontare, parlare, il racconto attiva la fantasia di chi parla, la memoria di chi parla sviluppa e stimola la fantasia di chi ascolta. Soprattutto per i bambini, quando li accompagniamo la notte a dormire, raccontiamo qualcosa, perché quello che raccontiamo saranno dei piccoli ricordi, dei piccoli tasselli che rimarranno nella loro mente durante la notte e li toglieranno magari dalle immagini della guerra, del telegiornale che hanno assistito. Poi la lettura ci fa vivere tante vite. Noi sviluppiamo il nostro cervello per le esperienze di una vita. La lettura ci porta a tante esperienze. Diceva una bella frase Umberto Eco: chi non legge a 70 anni avrà vissuto una sola vita, chi legge avrà vissuto 5.000 anni. C'era quando Caino uccise Abele, c'era quando Renzo sposò Lucia, c'era quando Leopardi ammirava l'infinito, perché la lettura è una immortalità, al contrario. Puoi fare delle cose nuove, attivare sempre il cervello. Uno strumento musicale, per esempio, è fondamentale, perché la musica attiva dai 6 ai 7 miliardi di neuroni. Andare in un museo, guardare delle cose, attivare le emozioni. E poi soprattutto essere positivi verso la vita, avere un atteggiamento positivo, sorridere. Il sorriso scambia neuroni, fa attivare endorfine, fa attivare gli endocannabinoidi, evitando di farsi una canna. Allora, se uno va in un museo e vede una bella opera d'arte, è come se avesse fumato una canna di marijuana. Costa meno, fa meno male al cervello, perché un argomento di oggi erano anche le droghe. Le droghe leggere non esistono, quindi dobbiamo sostituire alle droghe leggere la bellezza della realtà della vita, soprattutto insegnare ai nostri giovani due aspetti, per fare un accenno anche al problema delle droghe leggere, che non esistono droghe leggere, che le droghe leggere si trovano nella vita di tutti i giorni. Secondo, che va abolita la cultura dello sballo, perché i nostri giovani purtroppo sono entrati in quell'attitudine mentale per cui non si divertono se non sballano. La vita è un'altra, lo sballo porta in un binario cieco. E poi ci sono tante, ecco, fare delle cose nuove, tutto quello che è nuovo attiva il cervello. Grazie. C'era un'altra domanda? Incredibile, non so se si vive di più, forse anche, ma sulle ceneri di Milan Summit, Longevity Summit, questa iniziativa è straordinaria e ringrazio tutti perché si impara un sacco di cose. Grazie al museo. E naturalmente a Fiorenzo. È stato detto che il 20% è genetica, si parlava con Silvio Garattini in quell'occasione, l'80% epigenetica. Dell'epigenetica direi abbiamo trattato moltissimo, imparato cose e le condivido al 100%. Parlando di genetica, invece, volevo il parere loro riguardo che cosa sono questi nuovi farmaci, che premetto che sono ancora al trattamento di fase super sperimentale, però se ne sta parlando, perché il problema della ricerca è che purtroppo la ricerca di base è molto difficile e lo sappiamo, e le company che stanno dietro spingono determinate ricerche, quindi con molta attenzione.
e dall'altro anche queste architetture. Per esempio, parlando di cellule in quel modo, oggi un modo che stanno cominciando a utilizzare è quello di prendere i mitocondri di cellule sane, impiantarli nella cellula malata e la centralina, diciamo, energetica e rivitalizzare la cellula. Ecco, volevo un punto su questo. Farmaci che agiscono, cioè, farmaci sui cambiamenti epigenetici. Sì, ci sono dei farmaci che hanno la presunzione. Oggi noi sappiamo che, per esempio, perché si parla di RNA, però in pratica gli esosomi, che sono delle microvescicole, già li usiamo in clinica normalmente e funzionano da tanti anni. Però in questo momento l'attenzione incredibilmente non è su questo, ma è direttamente invece su questi farmaci, che mi lasciano un pochettino freddino al momento, però volevo un'opinione. Beh, allora, se parliamo di farmaci che alterano la nostra genetica, sono uno strumento incredibile per le patologie chiaramente genetiche. L'editing genomico, ci hanno vinto dei Nobel, è uno strumento importantissimo. L'editing genomico vuol dire, no, tagliare le porzioni di DNA che contengono un gene che è alterato e che viene ereditato e che causa quella patologia, sostituirlo con un pezzo di un gene che invece funziona normalmente. E queste sono degli strumenti terapeutici straordinari che ci permettono finalmente di curare una patologia, perché abbiamo oggi parlato spesso di farmaci sintomatici. Accanto a questo poi c'è l'universo mondo dei farmaci, appunto, che agiscono come modulatori epigenetici. Molti di questi farmaci agiscono proprio su quei meccanismi con i quali l'ambiente modula l'espressione genica, e abbiamo farmaci in grado di alterare i meccanismi epigenetici, per cui abbiamo farmaci che per esempio favoriscono l'espressione di geni o inibiscono l'espressione di altri geni, eccetera. Però lei ha ragione, è vero, c'è molto, ma molto di più. Lei ha citato gli esosomi, le microvescicole, ma io vorrei citare anche il microbiota intestinale, che di microvescicole ne manda in circolo una quantità industriale. E mi ricollego anche alla domanda precedente, cosa fare? Tra le cose da fare, possiamo anche fare in modo che la medicina numero uno della nostra vita sia innanzitutto il cibo, perché grazie alla scelta di alcuni cibi noi possiamo prenderci cura dei miliardi di batteri che abitano nel nostro corpo. Tanto per ricordarci, le cellule batteriche che abitano il nostro corpo sono in rapporto 1-1 con le cellule del nostro corpo. Quindi noi siamo tanto esseri umani quanto un insieme di batteri, esattamente nella stessa proporzione. Quindi consumare alimenti che hanno un impatto sul microbiota, il quale a sua volta è in grado di produrre tutta una serie di sostanze che impattano i meccanismi epigenetici e quindi la regolazione dell'espressione genica, è un altro aspetto molto importante. Sono però, ecco, tutti strumenti che sempre di più ci permettono di riuscire a intervenire in modo personalizzato dal punto di vista della terapia per correggere possibilmente la base patologica di una malattia e non soltanto curare il sintomo. Posso, perché questo è un punto molto, sono assolutamente d'accordo con quello che ha detto Barbara, ma questo lei ha citato lei ha citato, appunto, diceva, perché ho avuto una discussione con il professor Garattini un po' di tempo fa, in cui eravamo d'accordo sul fatto che circa il 20-40% di ciò che ci determina è legato ai geni. Poi c'è una parte che è l'ambiente, che è quello che determina le alterazioni epigenetiche, no? In questo momento c'è una spinta enorme a anche lì a trovare la pillola, cioè a trovare la soluzione a valle. Allora, oggi abbiamo sentito delle cose importantissime dire dal professor Maira e Gaetani. Silvana Gaetani. No, Madonna. Questo alzare, ho dormito poco. Sì, questo è un i vuoti di sintomo. Memoria. Esattamente. Che possono capitare. Cioè i fattori socio-economici, i fattori culturali, la socialità, il fatto di avere delle relazioni sono dei fattori importantissimi. Non dimentichiamoci che noi in Italia abbiamo delle coorti di centenari a Nuoro,
a Trieste, sul lago di Garda. Tutte queste corti che sono state ampiamente studiate, quello che è emerso è che gli elementi fondamentali erano tre, anzi due poi in realtà sono emersi: la socializzazione e l'alimentazione. Questi sono i due. Allora, io mi chiedo sempre se, e notizia del Corriere di ieri, nascere in Calabria rispetto a nascere in Trentino Alto Adige da 13 anni di differenza nell'aspettativa di vita. Quindi la sfortuna e la fortuna è dove uno nasce. Allora, ma se è così e se i fattori socio-economici, noi adesso stiamo puntando tutto, la ricerca va benissimo perché poi è affascinante, possiamo personalizzare, ma la prevenzione, perché non la facciamo mai? Cioè, io mi chiedo perché sappiamo che la scolarizzazione, ci sono tutta una serie di fattori, noi trasformiamo in medico ciò che non è un problema medico inizialmente. Questa è una riflessione che dovremmo fare, mi permetto di farla perché ho fatto parte di una task force europea americana sulle inequities in medicina, e queste cose vengono fuori in maniera importantissima. È ovvio che qui la prevenzione, noi medici possiamo dire che cosa bisogna, ma la prevenzione è un atto politico. Allora forse qualcosa, quindi non solo la spinta alla longevità, perché poi è molto facile, tutti vogliono la pillola, no? È come per l'obesità, c'era una bellissima, io ho una slide in cui si vede sul fondo, c'è una colonna di gente, pills for obesity, e l'altro lifestyle for obesity, di qua non c'è nessuno e di qua sono tutti lì. Quindi questo deve portare a una riflessione. Scusate. Posso dire, però direi che sugli stili di vita si parla molto, degli stili di vita si comincia a parlare tanto, quindi non c'è una mancanza di comunicazione, c'è forse una mancanza di ricevimento del messaggio che viene dato, ma il messaggio c'è ed è un messaggio forte. Gli stili di vita riducono del 50% le malattie, certo. Quindi seguire gli stili di vita ci fa star bene intanto, ed è una cosa, ci fa star bene fisicamente, quindi se vogliamo avere anche un'immagine del nostro fisico, se seguiamo stili di vita, l'abbiamo positiva. Fare sport è importantissimo, da salute, libera endorfine, libera ormoni positivi. Allora, se non lo facciamo è semplicemente perché siamo poco attenti al benessere di noi stessi. Allora, bisogna aumentare, diciamo, la diffusione del concetto di buoni stili di vita da seguire, ma d'altra parte fare in modo che ci sia anche un meccanismo che renda sensibile chi ascolta a seguire il consiglio che viene dato. E questo forse è la cosa più difficile. Abbiamo ancora... Sì? Forse l'ultima? Avrei una curiosità da soddisfare. Ho letto qualche giorno fa che ad una persona è stato inserito nel cervello un chip che permette a questa persona di giocare a scacchi essendo inabile nei movimenti. Quindi la persona pensa alla mossa e manda in qualche modo un segnale al computer, il quale poi esegue la mossa e quindi gioca con il computer senza muoversi. Se ho capito bene, questo potrebbe essere, si chiama, mi pare, telepati o qualcosa che sta per telepatia. Allora sarebbe, vorrei prima di tutto sapere se vi risulta. E la seconda cosa, vorrei capire quali possono essere le implicazioni, perché se al posto del computer c'è un altro cervello che ha un altro chip, noi potremmo comunicare in modo telepatico. E quindi mi pare che le implicazioni sociali nei rapporti tra le persone sarebbero completamente stravolti, perché riusciremmo a capire cosa pensa una persona e non semplicemente cosa dice. Cosa ne pensate? Posso dare un pochino di contesto? Questo è ovviamente Neuralink.
ci sono anche delle ricerche che mirano già a leggere il pensiero delle persone, ma funzionano in modo un po' diverso. Ci sono dei programmi di intelligenza artificiale che vengono addestrati mentre una persona legge dentro un apparecchio di risonanza magnetica. L'idea è associare le diverse aree del cervello che si attivano con le parole che vengono lette ad alta voce dentro la risonanza. Il programma di intelligenza artificiale dovrebbe imparare come quello specifico cervello appunto si attiva in relazione alle parole, e quindi nel passaggio successivo la stessa persona legge, questa volta tra sé e sé, oppure pensa un concetto e il programma ricostruisce il concetto che pensa. Vi posso dire che quello che succede finora è che più o meno il programma, dopo questo addestramento, riesce a prendere l'idea generale, cioè se io sto sognando di essere in montagna su un prato verde eccetera eccetera, lui più o meno capisce montagna anziché capire mare, ma però più in là di così non va. Posso dire? Certo. No, la domanda è estremamente attuale, direi, perché è di poche settimane fa, come diceva prima Barbara, Neuralink, questa startup di Elon Musk, pubblicizzato il fatto che da tanti anni ormai sta lavorando su questo, cioè sull'obiettivo della BCI, Brain Computer Interface, cioè collegare fra di loro un cervello a un computer, cioè far sì che i segnali elettrici di una mente possano essere mandati a un computer in cui c'è un sistema di intelligenza artificiale con degli algoritmi che sono in grado di interpretare quelle onde e utilizzarle per esempio per muovere un oggetto esterno. In un paziente che ha una lesione midollare paralizzato, per cui gli impulsi dall'area cerebrale non arrivano più al midollo, si può superare questo passaggio e attivare un sistema esterno che può far muovere un arto o una gamba sulla base del pensiero di quella persona. Quindi diciamo che le finalità mediche sono finalità di estremo interesse e di estrema intelligenza anche. C'è una finalità speculativa cognitiva, cioè uno degli obiettivi di chi fa questo lavoro è quello di mettere in rete poi i cervelli umani o i cervelli con una macchina. E non è necessario mettere dei chip dentro il cervello. Ci sono dei sistemi, delle piccole fasce con degli elettrodi che recuperano un'attività cerebrale e un'attività muscolare, se mettiamo anche un apparecchietto che misura anche l'attività del muscolo per capire da dove nasce l'idea, da dove e qual è il muscolo che risponde. Tutto questo pone due problemi. Un problema di ordine tecnico. Intanto, come ho detto io, parlando della neuroplasticità, ognuno di noi sviluppa il proprio cervello, sviluppa le proprie aree cerebrali in funzione dell'ambiente, dell'esperienza che ha. I cervelli non sono tutti uguali. L'area della mia la mia area del riconoscimento dei volti è diversa dall'area di un'altra persona per la stessa funzione, perché l'abbiamo creata con esperienze diverse, quindi è difficilissimo riuscire a capire qual è il punto di partenza di un pensiero di un certo tipo. Però ci si sta provando con la risonanza artificiale, con la risonanza magnetica funzionale. Il discorso fondamentale, e che crea numerosi problemi, è quello della autorizzazione a interpretare dei pensieri delle persone per farne un uso non dichiarato, non sanitario. Il tentativo di creare un'intelligenza artificiale generale superiore, nettamente superiore all'intelligenza della singola persona, grazie a questo trasferimento di informazioni dal computer al cervello, dal cervello a un altro cervello. Allora, tutto questo significa volere modificare l'evoluzione della nostra mente, del nostro cervello, far sì che quello che la storia naturale può fare in migliaia di anni lo riusciamo a fare in pochi mesi o in pochi anni, se riusciamo a avere l'attrezzatura, la tecnologia adeguata. Tutto questo quanto modifica la dignità è l'essenza propria delle singole persone, quanto è eticamente corretto agire sul cervello, se consideriamo che il cervello è l'espressione massima della funzione di un organismo e della dignità di un organismo. Tutto sommato, quello che vogliono fare con le macchine, e con estrema difficoltà, probabilmente ci si riuscirà anche, non lo so, e non so quando, l'ha già fatto l'uomo con il linguaggio, con la scrittura. Con il linguaggio, con la scrittura, noi abbiamo creato una cultura universale che potenzia la cultura della singola persona. Allora, dico, se noi siamo degli esseri piccolissimi nell'immensità dell'universo, ma abbiamo ricevuto questo dono straordinario dell'intelligenza, della cognitività, perché dobbiamo modificarla
indirizzandoci verso una via di cui non sappiamo quale sarà il risultato finale, quando invece possiamo, usando bene il nostro cervello, creare noi questa rete, questa cultura universale che già esiste, che già possiamo fortemente potenziarla. Sicuramente qui parliamo dell'intelligenza artificiale, l'intelligenza artificiale sarà utilissima per farci capire meglio come funziona la nostra mente, cosa che di cui conosciamo molto poco, e forse conoscendo meglio la nostra mente potremo potenziarla da soli, con le nostre capacità umane, senza ricorrere a chip che possono danneggiare la nostra mente. Bene, possiamo chiudere l'evento. Vi ringrazio ancora una volta per essere stati con noi stasera. Ringrazio i nostri ospiti, il museo, e vi aspettiamo naturalmente al prossimo Fatti per Capire. Complimenti. Wow. Colpo di scena, grazie.